Oggi mi trovo alla manifestazione Monumenti Aperti di Quartu e sono in compagnia del maestro Francesco Pandolfi della scuola di Kung Fu e arti marziali, giusto? Sì, l'Accademia Difesa Personale Sardegna. Ecco, oggi voi state dando dimostrazione di come va impiegata la difesa personale. Sì, abbiamo fatto una manifestazione sulle arti marziali, sul Kung Fu e poi sulla difesa personale. Ecco, io mi trovo anche in compagnia di un parente della persona alla quale state dedicando questa rassegna. Salve. Il suo migliore amico. Di chi stiamo parlando? Del nostro carissimo amico Alessio, che amava questa disciplina. Scusa. Niente, è sempre nei nostri pensieri e quindi siamo fieri che Francesco abbia dedicato questa giornata a lui. Vuol dire qualcosa, ciao. Ciao, allora sì, Alessio intanto è sempre con noi, abbiamo fatto proprio questo per lui, sarà sempre con noi in ogni manifestazione che noi faremo. Siamo stati anche a Lao Chan, abbiamo dedicato anche questo ad Alessio perché Alessio fa parte di noi e rimarrà sempre con noi nel nostro cuore. La manifestazione è stata dedicata ad Alessio Salis, che è stato un mio grandissimo istruttore, mi ha accompagnato con tantissimi bambini, io avevo più di 40 bambini, con tanti difetti, con tante malformazioni psichiche. Per me i bambini sono uguali, ognuno e Alessio è nel cuore. Lui ha avuto un intervento in ospedale e poi è morto. Io vorrei fare un appello alla magistratura che accertasse possibili responsabilità e che la verità venga fuori. Stiamo vicini alla famiglia, alla moglie Francesca e alla bambina di 2 anni Arianna e poi a tutta la famiglia. Questo è stato il nostro senso di questa manifestazione. Io ho dedicato tantissime manifestazioni a Rossella Urru, Pietro Menè, Andrea Parodi, tantissimi artisti per un motivo o per un altro e questo ce l'ho proprio nel cuore perché è un atleta che ha fatto tantissimi sacrifici, lui veniva da Capoterra, è stato un mio collega di lavoro al supermercato, gli volevano tutti un mondo di bene e li vogliono ancora. Quindi mi stavi dicendo che è stato tuo maestro? No, è stato un mio allievo. Ah, un tuo allievo. Cosa insegna la vostra, ecco, la difesa personale, oltre appunto a difendersi, a livello proprio interiore? Ti insegna la sicurezza, ti insegna a sopravvivere alle difficoltà della vita, perché in qualsiasi situazione ti cerca una soluzione, capito? Ti fa instaurare con gli altri e quando trovi persone prepotenti, arroganti, prendi un'altra strada, questo è quello che insegniamo e poi cerchiamo di tutelare i più deboli. Ecco, quindi si stabilisce anche una sicurezza in se stessi proprio, che è molto importante. Sì, è questo che cerchiamo di fare, partiamo con i più piccoli, poi insegniamo alle donne e poi vediamo un percorso diverso per le forze di ordine e addetti alla sicurezza. Vedete che se gli altri mandano le mani, io devo imparare a mandare più volte le mani. E lavoriamo, secondo te. Vieni ragazzi, ok? Ok, perfetto, presa al collo, 1, colpisco, immobilizzo, presa, colpisco, immobilizzo, faccio vedere a rallenti, bene, tolgo la forza, scendo, porto giù, manette se sono una partita, io non so, giro, calcio perché gioco a pallone. No, perché voglio farmi rispettare, sui piedi, ok? Ok. Sono le palazze. Ok. Ci
sono delle persone che non possono esercitare questo genere di scuola. Sì, no, io faccio una selezione, è sempre stata fatta una selezione. Io capisco, ho attestati di competenza in psicologia, criminologia, investigazioni svolti verso la questura e l'università con l'International Criminal Analysis Association, l'AIPC, Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, e cerco di inquadrare le persone. Psicologicamente? Certo, subito. Ci sono fasce d'età? No, io li prendo tutti. Anche i vecchietti? Sì, ho fatto anche diversi corsi con moglie e marito di 74 anni che sono venuti, e li abbiamo fatti col comune di Cagliari ed è stato un successone. Ecco, se dovesse capitarti un aggressore e tu lo fai fuori, lo ammazzi perché ti stai difendendo, in cosa incorri? No, intanto la difesa personale insegna soprattutto al rispetto, quindi il rispetto è fatti rispettare, io mi sto solamente difendendo, intanto chiamare sempre per prima le forze dell'ordine, se c'è la possibilità di farlo, se no niente, mettere in atto quello che il maestro insegna e così sapersi difendere. L'unica fuga è una volta che lo metti giù, scappa. Poi, chiaramente, bisogna vedere anche le situazioni in cui si ci trova. Io devo sempre... Ma così mi farò a te? Oggi devo... Non è che... Perché ho una mano, non posso... Picchia come se stavi picchiando prima, non è un qua. Io devo imparare a difendere. Però ho due braccia. Ok, non si rompo. Posso? Un attimo! Avete molti iscritti? Sì, io insegno in diverse scuole e poi seguo tantissimi corsi. Quali sono gli iscritti più, così, la fascia di età che si iscrive di più, bambini, gli adulti? Sì, no, per il momento sono i bambini, proprio nei corsi regolari di tutto l'anno, perché i genitori cercano sicurezza perché c'è tantissimo bullismo e poi prepotenza da parte dei coetanei e allora cercano di tutelare i loro ragazzi e li mandano in persone preparate, perché comunque il curriculum è fondamentale. Dove insegnate? Allora, noi insegniamo alla Palestra University in via Bulgaria Quartu e all'SD Ateneo a Monserrato. Adesso stiamo guardando insomma una palestra anche per Cagliari, perché ci sono moltissime richieste e speriamo di poter accontentare tutti. Progetti prossimi? Progetti prossimi, continuare a fare delle manifestazioni, sensibilizzare sempre Alessio perché fa parte con noi e poi cercare di avere una società migliore attraverso i nostri insegnamenti. Avete anche, scusami, voglio ricordare che avete anche scritto un libro. Sì, abbiamo scritto un libro, Uscire dalla violenza si può, è stato dedicato a Valentina Pizzalis e a tutte le donne che hanno subito violenza. In questo libro hanno partecipato tantissime persone, compreso un avvocato penalista, delle psicologhe, ci sono state storie di donne che hanno subito violenza, un libro molto ricco e molto accurato. Vi ringrazio, buon proseguimento, io rimarrò qui a assistere. Grazie. All'esibizione. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao.